Non so che ore sono, ma è tardissimo, credo. Finiamo con un pezzo che io non so, un canto da una vita, tipico dell'inizio degli anni 70, famosissimo, quindi lo conoscete tutti, lo potete cantare. Dopo lo cantavano cani a porci, come si suol dire, per cui ho smesso di farlo, però stasera, per il primo maggio, tutto sommato, è sempre una di quelle cose che va bene ricordare. La libertà non è una cosa che ti regalano, deve essere conquistata. Gaber diceva: la democrazia di oggi è rappresentativa, tu voti un partito che poi prende una persona che per 5 anni te lo tieni lì, tu deleghi e non sai bene cosa succede, poi ti incazzi semmai o ci si muove oppure gli altri fanno per noi. La libertà. Voglio essere libero. Libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura e cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura. Sempre libero a vitare, fa l'amore come fosse un animale, incosciente come un uomo compiaciuto della propria libertà. La libertà non è star sopra un albero, ragazzi, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo, che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Con la propria intelligenza e che sfida la natura con la forza incontrastata della scienza, con addosso l'entusiasmo di spaziare senza limiti nel cosmo, è convinto che la forza del pensiero sia la sola libertà. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione, la libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
tutti. Penso, abbiamo pronto. Laura, voce, Giulio, chitarra, Beppe, al basso. Ciao a tutti e grazie. Antonino Albicola alla voce. Ringrazio gli organizzatori, dovete sapere che...